È molto importante che non sbagliamo colore in questo gioco. Ok, proviamo col blu. Ok, blu mi piace, blu mi fa sentire al sicuro. Proviamo con il rosso. Ok, vai, il rosso mi piace, dai, mi fa sentire al sicuro. Proviamo con il verde. Ok, il verde mi... Il verde cosa? Cos'è quel coso? Dovevo scegliere il colore sbagliato. E nemmeno voi, state attenti e benvenuti su Color or Die. Benvenuti sulla nuova modalità di Roblox, dove ci metterà nei panni di esseri ancora non colorati. E io voglio il colore. E allora dai, andiamo a spaccare il lucchetto, ragazzi, a inchiostrarlo di brutto, così possiamo finalmente diventare persone colorate. Perfetto, che colore scegli? Max è diventato rosso, Dengs è diventato rosso, Gabby è diventato rosso, quindi siamo la squadra dei rossacchiotti. Ah, ok, la segnaletica dice: se sei rosso, quindi nella parete rossa, tu ti mimetizzi come fanno i buoni amici camaleonti. Poi invece se sei blu, ma se sei rosso, sei morto. E se sei colorato e sei nel blu, sei morto. Quindi devi confonderti con i colori. Andiamo, ragazzi, andiamo. Stiamo attenti perché qui dentro è pieno di mostri e dobbiamo trovare, come vedete in alto, 13 pennelli arcobaleno. Uno l'ho trovato! È qui! Un altro! Sono come una droga. Stiamo attenti, però potrebbe arrivare il mostro a un momento. Ah! Diventate nel rosso! È un rosso relativo. Senza macchia, rosso non è. Ok, per fortuna. Ma ancora qua! Oh! Ah, Max! Ok, è tempo di andare, è tempo di andare. Guardate che fa anche macchie colorate. Lui è il mostro dei 1001 con le nostre chiappe. Ok, tranquilli, tranquilli. Noi siamo rosso, noi siamo rosso. No, di qua, Gabby. Ok, Gabby, hai trovato un altro colore? Il lucchetto rosso. Il lucchetto rosso, quindi nei lucchetti rossi noi possiamo spalmare e andare avanti e prendere un altro cacciavite. No, il mostro mi sta aspettando fuori dal... Ah, ok, sta camperando, okay. Sta... No, no, dov'è, no, dov'è, dov'è, andato, mostrami, dove devo andare? Questo è il vento. Troppo semplice per i Gabib. Qui dove... Sono in una stanza bianco e nero. Devo saltare sui pennelli parkour. È pancour. Pancour. È il pancour, perché le penne. Dopo questa io mi ammazzo, scusami. Sto andando comunque, ce l'abbiamo fatta. Sì. Ok, ma quanto bravo, ottimo lavoro. E ho ottenuto il calore arancione. Caloroso e caliente. Qua c'è il verde acqua, ad esempio. Dovremmo trovare anche quello. È tutto un colore colore. Arancione, 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 arancione. Non puoi toccare. No! Perché? Mi hai seguito, Italian Dark. Lo sai che io porto sempre le persone alla morte. Devo ricominciare da capo. Ma non avevi più cuori? No, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Questo è una, qua serve un martello. E alla vent, perché lei indietro. Comunque, ho trovato, ho sporcato e ho fatto. È mio. Ho trovato il colore giallo. Sono una banana. L'ho trovato. Zip e zap. Sono qui a fianco a te. Ciao. Ok, sono riuscito ad andare avanti. C'è un altro di quei livelli pazzurdi. E qua ci vuole una sega per aprire l'altra porta. Va bene, la troverò. Oh mamma mia, è un altro hardcore parkour pancour questo. Asher, sei tu, devo uscire dall'Asher. Ok, devo andare avanti per di qua. E qua ci vuole un mega salto, mega sicuri? Ma aspetta, dove cacchio devo andare? Mi gira il cervello, mi sta esplodendo un macello. Più in alto, sì. Più in alto. Guarda, guarda, guarda. Ok, ok. Ti vedo là proprio, Italian Dark, nella sofferenza di uscire da queste cose. Ma il vostro Gabib, il vostro Gabib, il vostro Gabib ce la fa. Ma quanto sono diventato bravo nel parkour. Abbiamo il colore verde e qui c'è un altro lucchetto magico. Niente può fermarti. Sono uno e mille colori. Siamo il colore verde. Abbiamo il colore verde. Ora troviamo la porta verde. Oh shit. Ho trovato un altro pennello intanto. No, qua c'è il verde. Non c'è il verde qua. Infilati qui. Infilati qui. Ok, abbiamo trollato. Non è abbastanza alto. Qui sembra che ci sia qualcosa del verde. No, qua c'è il blu. Blu, aiutami tu. Dammi il verde. E qui ci sono delle scale. Un luogo segreto mi ha fatto diventare tutto nero. Non vedo più niente. E ho trovato un altro pennello. E ti mostra anche una zona segreta. C'è una mappa. È una mappa. Ma mi sono appeso. Voglio entrarci così io. Sì. Non lo so. Voglio stare qui adesso. Sarebbe facile. Sarebbe troppo bello per essere vero. Ma no. Noi dobbiamo trovare il vero colore dei veri colori. Ho trovato il verde. Comunque, nel frattempo, zappa, zappa, zappa. Ok, e qui c'è un gioco di colori. Devi trovare tutte le formine. Mi informerò colore, dopo. Azzurro. L'azzurro l'avevo già visto. Era una porta. Dentro la porta era gialla, mi sembra. Una di quelle. Allora, allora qua vicino. Dobbiamo rientrare. Mi puoi aiutare? È tutto un casino. L'arancione? Oddio, l'arancione. Dove stava l'arancione?
era da qualche parte a destra, ecco. L'ha trovato. Questo è il colore giusto? Sì, mi sembra di sì. Il problema è che quando lui passa non si vede più. Non si vede più colori perché gli risucchia. Lui assorbe i nostri colori. Aspetta, aspetta, qua forse si può andare? Fammi vedere. Ah, so io dove è. Non è di là. Torna indietro. Sai dove sta? Dimmi, aiutami. No! Oh, family! Mi ha catturato! Anch'io una vita. Possiamo farcela. Ma se cadi perdi vita qui? No, non perdi vita. Oh, meno fortuna. Male. Però sei scarso, infatti io sono scarso. Io non sono scarso, io ce l'ho fatta. Parla per te. Oh. Io ho detto che sono scarso, infatti. Allora tutto con pace. Sto scherzando. Comunque abbiamo trovato un altro dei pezzettini. Questo era il pezzettino che, se vi ricordate, serviva prima. Così vicino. Non abbiamo colore. Corro. Io vado per di qua. Corri. No, io devo andare per di qua. Corro. Devo andare per di qua. Per forza. Okay. Io sono giocato il mostro. Bravo. Dov'è che era? Per di qua, mi sembra. Era qui. Veloce. Era qui. Sì. Clicca. Formina al blu. Sì. Però più avanti andiamo con i colori. Più diventano rari dove nascondersi. Infatti noto, qua c'è abbastanza blu, ma poi più avanti non c'è nemmeno. Tu ti ricordi dove era il blu? Tu che hai una memoria eccezionale di livello 1000. Allora, grazie. Grazie per i complimenti, ma il blu, non mi ricordo dove era. Allora, secondo me il blu, sai dove sta? Vicino a dove ci stanno tutti i pannelli. Quindi, cioè dove per sbloccare la ho zona. Ho capito. Forse lì. Non amo. Eccolo! Oh, avevo una buona memoria. Grande Giove! Allora ti becchi una dose di complimenti. Sei bravissimo, sei fortissimo, sei un grande! Tu vivi per i complimenti. E ho anche la sega. Ma questa sega, perché invece di tenerla così in mano non la usiamo contro il mostro, la ammazziamo? L'ho trovata. Arrivo. L'asse. E un ponte fatto in casa, forse. Possiamo anche entrare, forse per fare un altro. So dove va. No! No! Oh, cavolo. Ok, ho capito che almeno non muori. Questo mi consola. Mi consola tantissimo. Ma non ci credo! Cos'è stata? Cosa? Un passaggio maledetto. Guarda, l'asse va qua. Ecco, così andiamo nel punto sopra. E come la metto io l'asse? Non me la metto. Ah, ora me l'ha messa. Dopo 1001 tentativi. Siamo a 10 su 13, signori. 10 su 13 siamo arrivati. Qua c'è anche la storia. Uno dei mostri era blu e lui per razzismo l'ha ammazzato. Vedi, i suoi bambini. È sempre il razzismo la storia. No, dice che colore. No, è qualcos'altro. Cosa dice? Secondo me è un indizio. È un indizio? Però noi eravamo blu un tempo. E il colore non è blu, ma sai che cos'è? È viola. E noi ce l'abbiamo il viola in mano ora. Interagisci. Oh, c'è scritto fuga. Perché devo fugare? Forse perché arriva un mostro. Non è arrivato un jumpscare. Voglio vedere il jumpscare. Cosa dice? Fuga beluga. Ah, che paura. Non esisterò. Bolletta. No, la bolletta. Per quello di scappare a bolletta dell'Ene. È diventato rosa. Sì, è cambiato. Oh, Bill. Vuol dire bolletta, Bill. O Bill come nome. Tasse? Devi pagare le tasse. No, Gabby? Io scappo allora. Che roba è? È il vero jumpscare, sono le tasse. Dai, scendi. Okay, andiamo. Vedi, qua ci vuole un asse. Io so dove dobbiamo andare. Qua sopra. Dove sei? Qua al centro mappa c'è un buco nel tetto e manca un asse lì. E secondo me dobbiamo andare lì, però non so come raggiungerlo. Non è che dobbiamo cercare il purple? Mi sa di sì. Io so dov'è il purple. Lo sai? Sì. Allora, dillo subito. Senti, io pensavo che fossimo ancora blu, infatti ero tipo, ma che cacchio. Quindi è questo? Ah, ma eccolo qua. Guarda, oh, ma dillo prima. Mamma mia. Ma dillo prima. Ecco allora cosa significava il punto. Era quello che vedevo di sopra. E un altro pennello. Che cazzo questo? Devi premere tante volte a caso e prima o poi ti andrà la fortuna. Devi guardare il centro, essenzialmente. Ah, il centro. Ok, yes. Ho il martello. Questo so dove scudati. Va. No, occhio, io ho paura di buttare. Ma vabbè, buttati, che è morbido. Ma buttati. C'è una No! Entra. Vai, entra. Vai. Perfetto. Okay. Dobbiamo trovare dove era la porta. Una delle porte voleva il martello. Sì. Cosa? C'è un altro. Un altro? What? Oh, qui c'è un'altra qua zona. Qua ci vuole di nuovo il pezzo mancante. E probabilmente mostrano altre cose della storia. La vedo che c'è un pezzo, ad esempio. Oh, lo vedo. Oh, cavolo. Magari se troviamo altre cose dovremmo ritrovare il pezzo. O magari tu dovevi usare il pezzo prima. Forse ce lo siamo già fregato la possibilità. Ma il nostro sta camperato. Corri, Gabby, veloce. Sì, ci sono. È qui. Spacca martello, bottiglia, famiglia. Abbiamo il rosa. Il rosa era indietro, a sinistra. No. Era a sinistra. Guarda, Dean. Ma è morta. Perché è morta? È il punto d'inizio. No, sei di nuovo tipo grigia, triste. Sì. No. Allora, Dean, sai dove è la vita?
Ho bisogno del vostro aiuto. Mi potrete guidare, vero? Gabby, gli diamo una mano, dai, prima di andare Ma avanti. Ma Dengsi, tu basta che segui noi. E così vinci lo stesso, anche se sei all'inizio. Non è bastato seguirmi. Non credo che funzioni così, eh. Se vince uno, vince tutti. That's the rule. Va bene, andiamo. Non voglio, dai, essere come negli hobby. Non voglio rimanere indietro fuori. E invece il destino degli hobby continua a tormentarci. Vai, abbiamo il pink, andiamo, dai. Tu puoi fare il supporto morale, Danks, in questo momento. Ok, ottimo. Questa chiave, in teoria, dove cacchio va? Oh, attento, sì, sì, sono buono. È morto qualcuno. C'è un punto, se ti ricordi bene, che bene. Abbiamo... Ti ricordi il parkour, il secondo parkour dove dovevi salire in alto? Ah. C'è quella... lì una porta con c'era un una porta. Esatto, oh, dobbiamo andare lì. Oh, cavolo. Oh, porca troia. Cavolo. Ah, no, sì, io sono Nabbo, ok, che vuoi? Hai sviluppato un talento per... Il potere dei Nabbi. Il potere di cadere sempre nel parkour. È un potere assurdo. Ma è solo per oggi, vale solo per oggi. Sì, infatti mi chiedevo perché di solito eri tu quello pro del gruppo che non sbagliava un colpo. No, ma oggi è un giorno speciale, devo essere. Oggi è un giorno, secondo me, oggi è un giorno che il mostro del colore ti fa troppa paura rispetto addosso. Agli altri. Questa è la tua vera nemesi, il vero mostro che ti ha spaventato. No! No! Ma allora hai confermato tutta la mia teoria. Mentre parlavo del mostro del colore, stavi talmente tremando che ti è venuto tipo un tremolino alle mani e sei caduto. Ma sono caduto all'ultimo. Oh, comunque ne manca solo uno. Gli hai quasi tutti. No, li hai tutti, mi dice. Qualcosa avrebbe dovuto aprirsi. Ma non è vero, non li ho tutti. Ne ho 12 su 13. Anche qua. Pennello! L'hai trovato? L'hai trovato? Grande Giove! Ce l'abbiamo fatta. Questo passaggio che cacchio serve? Ah, se avevi la sega potevi scoprire altri segreti del gioco. Io adesso tiro fuori una teoria. Secondo me, se... ci fossimo tenuti tutti gli oggetti che servivano, siamo andati su questo, perché secondo me c'è... Gabby, là sopra c'è un'altra sega. Adesso sto guardando in terza persona che... Però sì, è così, cioè, questi qui sono degli easter egg. Quello pensavo. Guarda, finiamocelo, ormai manca poco. Vabbè, ormai è fatta, dai. L'hai trovata? È questa la zona? È questa! Oddio. Wow! È un mondo da mille colori. Sono dei cuori. Ma quelli? Che cosa mi sostiene? Sì, sembrano dei cuori spezzati. Forse lui è stato... gli ha spezzato qualcosa. Lui è diventato un mostro per una ragione. Un'idea. Ma guarda! Un'idea. Sono zone, case. Il simbolo della pace. Non lo so. Oppure un A. Di anarchia. Sicuramente ha avuto o un problema che lui ha causato del casino. Oppure gliel'hanno causato il casino. Ah! Oh, ma sei morto? Sì. No. Sono da solo. Devo tornare all'inizio, quindi. L'ho trovata! E ora dove devo mettere il pennello? Raccogli il tuo primo colore. Io c'ho l'ultimo colore. Ah, quindi posso andare per di qua. Bianco, completa il gioco per aprire. Sì! Sei scappato o l'hai fatto? Cosa sono queste porte? Porta di destra, porta di sinistra. Ma ce ne sono tantissime. Ce ne sono... Non riesco a resistere! Devo andare! Sono entrato in una porta! Cos'è sta roba? 0, 5, 4, 3, 2, 1. Mi ha portato in un gioco. Perché devo scalare qua? Ma si alza la lava? Sì, si alza la lava! Sì, però, morirò. Vaffancuore! Non potevi fuggire. Torna alla lobby. Torna alla lobby. Non mi dire che devo rifare tutto da capo. Cosa? No, avevo solo una possibilità per farcela. Allora, Gabby, guarda attentamente. Vedi che io adesso sono dentro al chapter 2. È un altro capitolo, tutto nuovo, tutto. Quindi figo. L'hai sbloccato, e cosa c'è? Un altro livello? C'è un ascensore. Prova a prenderlo. Allora, Gabby, io direi anche di questo di provarlo, se non massi la prossima volta, se vuoi. No, ma intanto entraci un attimo, sono curioso di vedere cosa c'è dentro. Quindi avete capito, se si va avanti e vinci il minigioco, puoi sbloccare il capitolo numero 2. Alla fine il minigioco non si vince per davvero, perché comunque la lava si blocca. Però io non ho il capitolo 2. Io non ho il capitolo 2. Ma perché tu non sei arrivato fino in cima? Esatto, per quello. Tu devi arrivare fino alla fine. Però sembra molto simile al chapter 1, no, scusa. No. Ah, ok, no. C'è una transostanzina. È vero. Ma perché?
Ragazzi, dai, per oggi ci fermiamo qua. Noi l'abbiamo vinto. Poi il resto era che non si capiva bene cosa dovevo fare. Si era pure buggato il mio personaggio. Non è colpa mia. Ma ci ritorneremo magari. Lasciate un sacco di like se volete vedere il continuo. E magari che andiamo ad approfondire la lore del gioco assieme. Magari in un altro episodio andiamo ad approfondirla e vedere anche il capitolo 2 e vincerlo. Io vi ringrazio per la visione. Un saluto a Gabby e da Max e da Densi, che è ancora persa con il cacciavite. Noi ci vediamo a prossime fantastiche avventure. Ciao ragazzi!